Carra che palleggia, contrastato da Farioli, 70-72, Carra sotto, angolo per Lele Rossi, poi Scrocco, al centro per Ferraro, partenza laboriosa di Ferraro, c'è il fallo di Cristian Villani, ci saranno due tiri liberi per Ferraro, 72-70, poi 20 secondi per cui c'è in teoria un'azione, a meno che Omegna non faccia fallo, vedremo se succederanno fino alla difesa oppure no. Intanto tiri liberi per Ferraro, 70-72, 72-70 per Omegna, 20 per Forlì, 72-70 per Forlì, 72-71 per Forlì, 20 secondi al termine, scusate ma sto anche riprendendo, 72 pari, time out, e teniamo ovviamente la linea perché questa è la fase più importante, l'ultima azione con Cristian Villani che ovviamente Cristian Villani rimette per lasciati per Forlai, non fanno come dicevi tu, si avventa subito sul pallone, o meglio sulle braccia di Forlai, Carra, due tiri liberi per Andres Pablo Forlai, 17 secondi dal termine, 72 pari. Io non avrei fatto fallo, non avrei fatto fallo, perché andare sotto di due e poi dover attaccare, Forlai due tiri liberi, 17 secondi alla fine, 72 pari, sbaglia il primo, trema la mano del giovane argentino, vediamo come va sulla seconda opportunità, 72 pari, 17 secondi, poi Omegna tirerà per vincere, dentro il primo, dentro il secondo, e c'è un nuovo time out per Omegna, ha dato le energie per potersi riproporre in questo finale punto a punto, adesso l'ultima palla, o forse no, è per Omegna, Picazio, Forlì sembra voler difendere perché non fa fallo, Picazio difende su di Villani, Picazio va in penetrazione, riapre per Carra, canestro da tre punti, sbaglia Carra, palla che esce, la recupera Villani, due secondi dalla fine, troncato, allora io vi direi anche una cosa, abbiamo vinto, abbiamo vinto, bene così, grande Fulgor Libertas, una squadra che ha saputo risalire dal meno 8 al 35esimo minuto e adesso festeggiano i ragazzi di Ultras Forlì, festeggia la panchina.